Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. In realtà avevo già vloggato ieri perché siamo andate a trovare la mamma di mia mamma, ovvero la mia bisnonna Teresa, solo che poi non sono riuscita a finire il vlog, lo ammetto, e quindi non mi piaceva, nel senso che ho vloggato veramente pochissimo, quindi niente, ho cancellato. E niente, io ho un po' di news da raccontarvi, parlo piano perché c'è Alessandra che sta dormendo nel suo lettino, sta facendo il riposino del pomeriggio, e Fede è di là che sta finendo i compiti insieme a Ricky, quindi insomma parlo piano. Detto ciò, ho un sacco di novità da dirvi, tra cui nel vlog vi dicevo di ieri che volevo andare da YoBimbo, quindi sono andata da mia mamma a comprare delle cosine che mi mancavano per lo svezzamento, quindi adesso io ve le mostro. Allora, le cosine che ho comprato mi pare in un negozio che si chiamasse Primi Mesi, però controllo e vi dico con certezza dopo, non so se c'è anche nelle vostre città. Comunque ho acquistato questi due cucchiaini della Bebe Comfort per, come dice qua, 4 mesi in su, e erano i più piccini che ho trovato, insomma, proprio per iniziare. Lei ha 5 mesi, quindi direi che è perfetto, anche perché quello successivo è 6 mesi, l'ho visto un po' grandino sinceramente. Poi ho preso questo piatto qui per iniziare con le prime pappette, alla presa ergonomica qui, vedete, per la mamma quando appunto le dà le prime pappe, e massimo comfort per imboccare facilmente, facile presa ergonomica, c'è scritto dai 6 mesi in su, però insomma è un semplicissimo piatto che servirà più che altro a me all'inizio, e ho voluto prenderlo un po' carino, un po' rosa, insomma. E questo qua va anche in tranquillamente in microonde. Quindi qua fa vedere, insomma, tutto quello che fa sto piatto, in sintesi. Poi ho preso questi ricambi qua della Suavinex, che sono i ricambi delle tettarelle del biberon che le avevo comprato per i 4 mesi, però le ho preso questa forma, non so se la vedete, triangolare, perché in quello che ho io non, se le metto il biscottino sciolto come colazione, soprattutto quando andrò a svezzarla, non mi ci passa, cioè lei tira ma ci mette una vita poverina a fare colazione, quindi insomma gliel'ho preso con il triangolino che passa un po' di più. Poi ho fatto un po' di scorta, visto che c'erano un sacco di offerte riguardanti gli omogenizzati, quindi ho preso formato convenienza, ci sono 4 vasetti di vitello 100% naturale della Mellin, questi qui fatti così. Poi ho preso, ho pensato che magari potesse avere anche un po' di difficoltà a fare la pupù, e quindi ho pensato di prenderle delle fruttine, visto che la mela schiacciata magari gliela farò io grattugiata, comunque la pappina di mela, la pappina di banana, queste un po' più facili da fare, quella di prugna sinceramente un po' più, non lo so, la vedo un po' più complicata, e quindi gliele ho prese già fatte. Queste qua sono mela e prugna, e ho pensato che l'aiutano magari ad andare di corpo in caso avessi bisogno, ce l'ho. Ho trovato poi l'offerta sulla pastina, c'era il 3x2, e quindi ho approfittato e ho preso, no scusate, mi sono sbagliata, perché uno di questi, questo qui l'ho preso in un altro supermercato giorni fa. L'offerta che ho preso a Primi Mesi, mi pare fosse il negozio, sono queste 3 confezioni di pastina, quindi ho preso le stelline che sì, sono da 6 mesi, ma Alessandra ha già 5 mesi passati, praticamente 5 mesi li ha fatti ieri, quindi ho detto ok, tanto prima che finirò queste 2, anzi queste 3, ci andrà un bel po', così ne ho già una per un po' più grande per i 6 mesi. E qui c'era una super offerta, perché era il 3x2 e costavano, mi pare, 1,99 a confezione, quindi con 4 euro praticamente ho preso 3 confezioni di pastina della Plasmon. E poi ho preso una crema di cereali e riso, quindi una crema di riso per diciamo rendere un pochettino più dense le pappe. Quindi da stasera insomma mi diverto, mi diletto a farle le pappine, non vedo l'ora. Pausa merenda, un cono gelato, Fede invece si sta mangiando il gelato Bounty, che è qualcosa di super anche quello. E Ricky anche gelatino. Ciao, ciao.
Ok, adesso condividiamo con voi la prima fruttina di Ale. La prima pera di Ale. Come Ale, ti piace? Allora, già, ci devo pensare. È una cosa tutta nuova. Sì, ancora mamma. Amore. Ha la faccia che non sa se gli piace o meno, perché ha una consistenza strana. Buon amore. Basta, è la fine, tu devi veramente incastrarlo. Un'altra cosa che ci tenevo a farvi vedere, che mi piace un sacchissimo, ve la faccio vedere. Non dico nulla, ve la faccio vedere e basta, perché sembra veramente il lettino delle principesse. Voilà! Ho trovato una mega offerta da Prenatal, i paracolpi. Questo qua costava 40 euro, io con la tessera VIP che mi aveva regalato mio papà a Natale quando ero ancora incinta col pancione, l'ho pagato 12 euro, e costava 40. Cioè ragazze, sono rimasta felicissima, anche un po' per i colori, perché guardate, le stesse tinte del suo orsacchiotto Carion preferito. Quindi poi vabbè, qui ho messo questa copertina che ci avevano regalato, non mi ricordo la marca, però perdonatemi. E insomma, mi piace un sacco. Ovviamente per ora c'è questa perché è estate, la copertina non la usa a caldo, quindi la tengo giusto se c'è una giornata particolarmente umida in cui magari piove eccetera. Però non utilizzo neanche questa, che è comunque molto molto leggerina. Quindi poi ovviamente per questo inverno prenderò anche un bel copripiumino, un piumino, insomma, su questi toni qua, così insomma mi piace davvero davvero tanto tanto. Fatemi sapere se piace anche a voi. Vedete, la confezione era così, era in questo pacchettino qua che terrò perché ha anche la zip, vedete che ha la cernierina qui, e vedete, vabbè, qui c'è il prezzo anche con la VIP Club, quindi l'avrei pagato 27,99, però il suo prezzo originario è 40 euro, 39,99, e io l'ho pagato 12 euro con i saldi, solo con la tessera VIP Club. Praticamente in totale si aveva il 70% di sconto, quindi super super affarone, anche perché avevamo guardato io e Riccardo online e a meno di 18,99 non ho mai trovato nulla. E quindi insomma sono felicissima di aver risparmiato 12 euro e voilà, ci piace un sacco. Altra cosa che vi voglio anche far vedere è questo pigiamino che mi ha regalato il mio papà, notte di luna, veramente un pigiamino bellissimo che aspettavo di farvi vedere per dare una sciacquata e indossarlo. Ed è fatto così, a parte che ha un tessuto bellissimo perché è super super leggero. E poi la fantasia mi piace veramente veramente tanto. Lo libero dai cartoncini vari perché tanto, come vi dicevo, lo dovrò lavare. Ed è questa maglietta con scritto Paris, molto romantico come pigiamino. Se sentite casino, è Ricky e Fede che giocano sempre. E poi questo pantaloncino qua, sempre molto romantico, devo dire la verità, mi piace tanto, e ha appunto tutte queste scritte: merci, je t'aime, France, oh la la, love, Paris, insomma tutte queste scritte con tutte le torri Eiffel. E quindi questo è il pigiamino, quindi sono contenta perché mi piace veramente veramente tanto. E ora così lo posso lavare e finalmente lo posso indossare. Allora ragazze, mentre aspetto il latte che si scalda per la cenetta di Ale, perché ho iniziato con una fruttina ma da domani farò la pappa proprio vera e propria, quindi ci vado per gradi, vi volevo parlare di questo pacchettino che mi è arrivato. Arriva in questo sacchettino, è un gioiellino, l'avrete intuito dal sacchettino, ed è veramente qualcosa che mi ha affascinato già solo quando mi hanno contattata per fare questa collaborazione insieme, e ho detto di sì perché era una cosa proprio originalissima, carinissima, che ho detto ok, non vedo l'ora di mostrarla alle tesorine, ma soprattutto non vedo l'ora di indossarla perché è qualcosa di carinissimo. Si tratta di un anello
in argento al 92,5% con lega, quindi il restante della percentuale è in lega per renderlo più forte e più resistente. Ed è qualcosa di super, ma voi direte, ma che anello è? Un semplicissimo anello. Io ve lo faccio vedere intanto così con il suo motivo, diciamo, principale, ma la particolarità di questo anello è che si apre ed è super super figo, a me piace tantissimo. Aspettate che lo apro tutto così ve lo faccio vedere. Guardate come diventa, sembra una di quelle sfere, no? Sfere magiche. E sul loro sito, l'azienda è Lucky Fine, che ringrazio e saluto, vi lascio ovviamente sia il loro contatto Instagram, vi lascio il loro sito, vi lascio il link diretto al prodotto che forse è più utile per voi, e vi lascio in questo spazio qui il 20% di sconto, quindi potete utilizzare questo codice qua che vi scrivo qui e ve lo metto anche nell'info box. E indossato, io ho scelto la misura del mio dito medio e rimane così, però vedete che si apre anche, non rimane semplice, si va anche ad aprire e dentro ha delle scritte veramente particolari, ha la parte più spessa che è questa qui con tutti i segni zodiacali, non so se li vedete, scusate il rumore di sottofondo, ma è Federico che fa giocare Alessandra di là con Ricky. E poi ci sono queste altre due linee un po' più fini che spero metta a fuoco, queste qua, dove una c'è, in una c'è scritto Galaxy, nell'altra c'è scritto Always, in un'altra dall'altra parte c'è scritto Courage, cioè coraggio, e Forever, per sempre. Io lo trovo di una magia questo anello, pazzesca, mi è piaciuto subito, ovviamente quando mi farò le unghie avrà ancora di più il suo perché, non vedo l'ora di farle perché ho breve intenzione di farmele finalmente. E niente, quindi ci tenevo a farvelo vedere perché poi anche indossato si va un po' ad aprire, no? Vedete? E quindi si vedono anche le altre sotto, è veramente un bellissimo anello. E quindi insomma spero abbia colpito anche voi esattamente come ha colpito me. Io l'ho trovato una cosa veramente particolare, vi faccio vedere anche questa immagine che c'è sul loro sito. Se il cellulare collabora, lo faccio vedere. È un'immagine proprio, se si vede che, ecco questa qui, oddio, questa qua, non so se la vedete, però vi dà tutta la spiegazione, cioè io l'ho trovato veramente affascinante, poi tutti i segni zodiacali, insomma andate a dare un'occhiata perché merita. E niente, detto ciò, io sto dando una semi pulita a casa con questo prodottino qua che non avevo mai trovato, ma lo cercavo tantissimo perché una mia amica me ne ha parlato super bene. Anche lei l'ha trovato per puro caso, in realtà l'ho cercato come una disperata nel classico supermercato tipo il Bennett, tipo il Cry, ma non ce l'aveva mai nessuno. In realtà poi l'ho trovato a pochissimo prezzo, ma veramente un prezzo stracciatissimo, ma tipo un euro giù di lì, da Tigotà. Quindi se non lo trovate sappiate che Tigotà da me ce l'ha, quindi magari ce l'ha anche da voi. Il biberon è finalmente pronto, adesso vado anche a dare la pappa alla bimba. E ho preso sia questo qui con lo spruzzino, sgrassa fondo, elimina tutti i cattivi odori, si può utilizzare per fornelli, forno, frigo, elettrodomestici, utensili da cucina. E visto che sia a me che a Ricky l'odore dell'aceto proprio ci dà un po' fastidio, a me fa proprio anche starnutire, questo qua è riomelaceto con aceto di mele biologico. Sì, si sente che c'è questo aceto, ma non come il vero aceto che proprio ti entra nelle narici, ti manda in crash proprio, no? E invece questo qua devo dire che ha un profumo molto gradevole, quindi sapete che a me piace cambiare, adesso sto provando questo, magari la prossima volta ne proveremo un altro. E niente, quindi sto dando una spolverata, una sgrassata ai mobili, insomma qua in cucina e di là in soggiorno, però adesso pausa perché do da mangiare la bimba, poi lavo ancora i pavimenti che oggi non sono ancora riuscita a lavare e poi inizio a preparare la cena, cercherò di capire che cosa ci va. Ragazze, salto temporale,
Abbiamo cenato ed è tardissimo, tipo mezzanotte passata, e tra poco darò l'ultima poppata ad Alessandra. Però volevo farvi vedere questo seggiolone qua, volevo farvelo vedere prima con la luce del sole, ma ho avuto una serie di difficoltà tra la cena, la bambina eccetera, però ci tenevo a farvelo vedere. Questo è il nuovo seggiolone di Alessandra e della Chicco, e qui ha anche la cresta della gallina, è veramente molto simpatico come seggiolone, a lei piace tantissimo. Fatemi sapere in caso se vi può far piacere un video dedicato in cui vi spiego le funzionalità, come mi trovo, insomma vi dico la mia, magari vi dico anche due righe sul montaggio, quello che mi ricordo. E vabbè, questo qui non è nuovo, questo qua invece è un giochino da seggiolone che è di Federico, di quando era lui piccolino, e per fortuna l'ho tenuto perché piace molto anche ad Alessandra, devo dire la verità, ci gioca già tantissimo nonostante abbia solo 5 mesi, però gli piace veramente tantissimo. E non so se lo troverete ancora perché è un modello di 7 anni fa, perché l'ho preso proprio quando Fede aveva pochi mesi, ed è carino perché gira così, girano i personaggini, gira la palla e ha questi suoni, questi sonaglini che attirano i bambini. Ovviamente ha la sua ventosa perché è proprio un giochino da seggiolone, quindi vedete che non si stacca, e quindi gliel'ho già messo qui. E lei ovviamente c'è già stata seduta perché gliel'abbiamo provato, gli abbiamo misurato le cinghiette, quindi insomma fatemi sapere in caso se vi va, ve ne parlo magari in un video dedicato in cui vi parlo sia del passeggino che del seggiolone, visto che in tante mi avete chiesto anche del passeggino. E niente, quindi ci tenevo a farvelo vedere e a dirvi che è un super super regalone della zia Silvia, la mia amica Silvia, che gliel'ha voluto regalare per Natale e per compleanno che verranno, perché lei appunto sarà via e come vi dicevo non ci vedremo per un bel po', quindi questo è il suo regalo super super utile. E niente, quindi in caso insomma ve ne parlerò nel dettaglio poi più avanti, se vi va appunto poi il video dedicato. Io, mamma mia che capelli, vi do la buonanotte perché sono cotta cotta cotta, vado a lavarmi i denti, vado a dare l'ultima poppata ad Ale e poi mi corico vicino a Ricky a letto finalmente perché sono distrutta. Vi mando un super bacione, ci vediamo domani con un nuovissimo vlog. Ciao, buonanotte.